We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? What am I doing wasting my time here? He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Ma con quale sandali di merda me lo stai dicendo? You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. E lui effettivamente non ha il braccio. Mica graficamente è una madonna comunque. Sì, non è che mi devi fare il tutorial su come si salta. Lo so come si salta. Ho capito un attimo, però Gesù Cristo, se sbagliavo il salto era una merda. Madonna, quanto cazzo mi mancava sta roba. Oh, è vero che c'è ancora quello. Hanno fatto bene la cosa dei frame qua, Bonnie, che posso fare sempre quel cazzo di trigger. Sì, qua siamo a casa. Qua siamo fottutamente a casa, che bello. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead, we got this. Evoca demoni, vi. Peccato sembra che li evoca dai tatuaggi. Tra l'altro, minchia, Dante non ce la sta facendo, eh. A me sta a sembrare che Dante sta a perdere. E questa è una cosa che mi preoccupa. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey! Jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. I'm bagging this bitch! Ma stai a cuccia, Nero, ma che cazzo vogliamo fare? Ma devo ammazzarlo davvero? Ma no, dai, stai a menà. Acci tua. This is it! This is the end! It's all over! Round two. Demon that took your arm.
Allora, a sto giro siamo veramente nella merda. C'hai capelli bianchi. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. Credo che sia la prima volta che vediamo gente massacrata così, eh. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Diciamo che solitamente i giapponesi, quando ci stanno comunque questi ammazzamenti particolari, ti fanno sempre il taglio, te lo fanno vedere off camera, mentre no, sto giro proprio gliene è battuto un cazzo. 15 giugno, un mesetto dopo addirittura. Minchia, sta roba è andata avanti per un mese. Redgrave and its surrounding cities have ceased to function as a result of the mysterious tree that apparently attacked the city approximately 1 month ago. In light of this incident, the government is now... L'armaiola, Nico. Demons! I've seen it with my own eyes! Redgrave is completely taken over! Let us pray for mercy. This is a trial from the heavens above. They... Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? How does it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thankful for that. You have to do that in here? It already smells like ass. That's you! Hey! Nico? Don't lose your tits! I see him! Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove! Devo farmi un tasto per mettere tipo il più 10 all'audio. Va bene. Va bene, Nico. La cosa più importante lì in mezzo è la sigaretta, perché se ha mai, se no, va bene. Questa è una delle poche host che conosco, perché me la ricordo quando giocavo. Ok.
Bravo Nero. Questo gioco non promuove il fumo o l'uso di sigarette. Vabbè, mica, ma c'era bisogno, madonna. Adoro Devil May Cry scritto sopra il camioncino. Ma figata. What's happening? What's going on? You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? Alright, time to kick some ass. Allora, se sto cazzo del braccio pronuncia un rampino, mi girano i coglioni. Devil Breaker. Premi cerchio per eseguire l'attacco speciale del tuo Devil Breaker. Non è che è questo, no, no. Quel braccio meccanico avrà varie forme. Se subisci del danno quando esegui questa mossa, il Devil Breaker in uso andrà distrutto. Son finiti. Ce l'ho il rampino. C'ho il rampino. Sì. Bonnie. Madonna, sei! Oh! Che tra l'altro è qua che lui si farà il nome di cacciatore di demoni. Durante sto bordello, perché non c'è Dante. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover! Breakaway, puoi decidere di rimuovere il tuo Devil Breaker scatenando così un'esplosione potente, utile in situazioni difficili per evitare di subire danni. Ah, ok, sacrifichi uno delle tue avambracci, però magari ti dà frame di invincibilità, fa una piccola esplosione che ti toglie dai coglioni se non vuoi magari farti colpire o evitare robe. Va bene, però ancora non c'è Lost. Qui! Che bello, madonna. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. Aprile, due mesi prima. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. You need something? What is it? You hungry? No, c'ho l'asma. Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon?
back inside now! I'm taking this back. I'm running out of time. V's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Minchia, comunque altra scena greve. Cioè, sto Devil May Cry per adesso, per carità, sono sempre stati argomenti molto così, però te lo fa proprio vedere, perché cazzo, gli ha letteralmente strappato un braccio così brutalmente. Poi chi sarà mai il nostro nessuno, ma sicuramente il vicino di Vigna. Questa è la cosa che continuo a dirlo, vedi, passano tanti tanti anni, loro giustamente, per chi sa, questa cazzo indice tutto, no? Gli parla di tanta roba. Magari invece per chi il primo Devil May Cry è il 5, ti dà quel punto interrogativo, dici ma chi cazzo è adesso questo? Perché si è venuto a fregare il braccio a Nero? Gioca di gioco, no? No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Però vedi, peccato, una cosa che invece, visto che siamo sulla versione PC, potevano fare, è che quando stiamo in quella sorta di timeline, dammi che devo dare l'input, no? Come sempre, perché così leggo che cazzo sta dicendo, che cosa è la descrizione. Lettera di Morrison. Saranno trascorsi almeno 30 anni dall'ultima volta che ho scritto qualcosa di simile a una lettera. Non possiedo macchina da scrivere o roba simile, per cui dovrei raccontarti della mia orribile calligrafia. Ho sentito che vuoi tornare a Redgrave, purtroppo non potrò esserti d'aiuto, non sono una forza della natura come te, tantomeno il migliore in circolazione. Ad ogni modo, considerate il mio mestiere. Fornirti dei consigli è il minimo che io posso fare. Non so quanto potranno essere utili, ma meglio di niente, no? Quando conobbi Dante si faceva chiamare con un altro nome, Tony Redgrave. Ma perché Redgrave? Ricordo da qualche parte dei Redgrave, forse di qualche anime. Non suona familiare? Tony Redgrave, come Redgrave City. È solo una coincidenza o qualcosa di più, non saprei dirlo. Comunque, recandoti sul posto dovessi riuscire a scoprire qualcosa. Per questo ho deciso di rivelarti tutto riguardo il Dante che conosco. Ah minchia, perché ci potrebbe essere la casa di Dante. Non mi capita spesso di rivelare questo tipo di informazioni, figliolo. Dovresti essermene grato. Bello, ma qui ti danno... Oh, finalmente, della cazzo di veramente... È lore. È veramente lore, questi sono gli oggettini. Ma adoro. I'm cooking. Any special orders? Try this baby on for size. Va bene. Curie will love it. Catch my meaning. Che tra l'altro lei la adoro, perché lei è piena zeppa di tatuaggi ed è bellissima. Guardate, potrebbe fare a cazzotti con Lady per me, eh. Lei potrebbe tanto, 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 tanto fare a cazzotti con Lady. Scusa, ma io posso leggere la descrizione di sti cosi? Perché io ne ho visto uno che era palesemente lei che ha fatto un vibratore per la ragazza de Nero. Un Devil Break realizzato pensando a Kirie. Il suo materiale è delicato al contatto con la pelle e vibra per donare sollievo e piacere. Giapponesi, raga. Mi dispiace dirlo, sono fottuti giapponesi. Il Buster di Mega Man, ricreato sotto forma di Devil Breaker, l'ideale per i combattimenti a distanza, perché giustamente sparerà palline, no? Le animazioni di alcuni movimenti cambieranno quando equipaggiato. Adoro il Pasta Breaker. Tanto bello che te lo fa vedere là dietro. Un curioso Devil Breaker realizzato per aiutare Nero a mangiare la pasta. La sua punta gira velocemente, ma non è molto utile. Ma come fai a non amarla? Guarda che sta aspettando lì dentro, cucciolina, madonna. What are you lonely? Hurry up and get moving! Ma io volevo un bacetto, non si può. Comunque raga, esteticamente è una madonna. Vediamo, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Senti che è bassa. Che figata. Ci sarà il taunt? Sì che c'è il taunt.
Allora, devo andare più calmo in questo. È questa la cosa. Salve. Poteva andare meglio. Gerbera. Ma cosa cazzo stai dicendo? Oh mio Dio. Aspetta, devo usarlo contro un nemico. Datemi un nemico. Ah, beh, primo nemico serio. Siete proprio voi, sì. Siete proprio voi. Ah, cazzo. Ciao. Saliamo sopra, dai. Che figata sta roba. Adoro. Salve. Sì, sì. Salve, salve. Oddio, la puoi fare anche in volo. Ma che cazzo stai a dire? Ma adoro. No, questa è una figata che puoi tauntare in volo. Let's get airborne. Che bello, Dio Cristo. Che tra l'altro questo sembra una cazzata, ma in realtà puoi usarlo anche per allungare il salto. Give him a little taste of the... Ho capito perché cazzo si rompe. Se ogni attacco è in esplosione atomica, fine. Poi tra l'altro, bello che il tempismo è proprio lungo lungo per non farti sbagliare, no? Che magari lo metti in miss input. Looks like I'm gonna make it there before you do, V. E lui combatte con queste sorta di ombre, perché non sono demoni, sono i suoi tatuaggi. Una trappola. Ovviamente. Aspetta, What'd you say? Sentilo come ride il bastardo. Sentilo come ride il bastardo. Let's get airborne. Ma che cazzo vuoi fare tu là dietro? Oh, giustamente posso caricarlo. Madonna, allora però in questo ti fanno proprio sentire con i nemici che ci giochi come delle palline. Questo phone still works. Tell you what, you call me from now on and I'll hustle on over. Io lo dico, ragazzi, mi sto innamorando sempre di più di Nico, eh. Però, esatto, qua ti danno l'int dell'interagisci con tutto. Ma poi, che bella sta cosa. Che bella sta cosa. Qui non c'ha il negozio, c'ha tutto il camioncino tappezzato. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop.
to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Puny human, do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty Trick! Hey, do you do parties? Sì, le introduzioni sono proprio fighe. Yeah, maybe I will. Sorry, I'm about to kill you. Ah, cazzo, ho fatto lo sgargiullo. Oh Cristo, Madonna. It's your grave. Yak it up all you want. The next thing to shatter will be your bones. Madonna che bordello, non ci sto a capire un cazzo, ma sta per fare qualche roba. Perché non è che me la apri a cazzo la porta. Schiato male. Says a mere team. How about we wrap this up? No! Ok, serve a questo. Pensavo potessi aggirarlo. Ho finita pure con stile. Bello che non ho il braccio nella cutscene. Stars in
bit of grief, and woe. That made my love so high, and me so low. E lui assorbe energia demoniaca. Little wanderer, hie thee home. Thought I was gonna have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clyphod roots. V? What the hell are you? I know I'm late. Shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you're gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee! I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Giustamente lei con i materiali demoniaci ci crafta la roba, ma adoro. Peccato, potevamo andare anche su S se me l'ero gestita meglio. Ho pensato a una roba che effettivamente la roba che evoca V è molto familiare. Il corvo e la pantera sono quelli di Devil May Cry 1. È quella roba che ti assale e anche... Io mi ricordo che c'era anche quei corvi maligni, no? C'erano quei pennuti del cazzo. I think we should split into two groups. And cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook. Birds. Any more questions? Huh? Little chicky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clyphod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah.
Sei cazzi in sonoro comunque. Per quello sono sorpreso. La nonna sua è quella che ha fatto le armi a Dante, le pistole. Allora, V è bellissimo perché effettivamente sono i suoi tatuaggi. Quando è tornato il corvo, lui si è riempito ancora di più di tatuaggi. Mentre lei è bellissima perché lasciamo perdere i tatuaggi e tutto quanto, ma proprio le punta delle dita, le mani, sono piene di calli. Cioè, sono tutte rovinate perché lei giustamente è una cazzo di armaiola. E che bello che ti fanno vedere loro dentro al van prima che vanno in missione. Figata. Ah, è un braccio che ti cura? Sorry, Nico. Gerbera. Ma è fatto che in fight sta cosa, ma lo faccio per fare i seghini agli avversari. You're up, Nico. Come cazzo ci sei arrivata là sopra? Io devo sapere più che altro. Altro che Amazon, ma davvero? Tanto senti che si sente ovattata perché sta dentro in realtà. No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Allora, devo dire che Smash, ma dettagli, però mi ricorda un angelo per alcuni mood. Ok. Ah, cazzo. Troppo lontana? Troppo lontana. Hey, don't you... Your voice is so annoying. How about I shut you up?
Ma c'è sta lei di dentro. Dante's friend. It's Lady. You know her? From my gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Chicka-bow-wow, chicka-bow-wow. Hai un motorbot tra quelle tette, allora. Kyrie would kill me right now. È per quello dicevo, Star. Quando ho detto che mi ricorda un angelo, è per quello. Cioè, mi ricorda più che altro un'armatura, tra virgolettoni, con dentro qualcuno. Ed effettivamente era così. Infatti, pure quella sorta di liquido che c'aveva addosso era azzurro. Guardalo, guardalo che figo. Guardalo che sta proprio in stance da modello da Abercrombie. Guardalo, piccolo emo. Quanto è caruccio. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley. Ain't that right, V? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not up for it. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare. Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick! I got your back! Cause dying is whack! Slice him. Gouge him. At your pleasure. Gotta land the final blow, B! You know we can't kill Rest demons! Rest in peace. Ma senti, Lost. Die. Reap what you sow. Gouge him. Guarda che gli spariscono i tatuaggi, davvero. Return it to the underworld. Wow. Ma non mi posso teletrasportare verso di loro, no? Mi sa, è troppo easy. Ah, tra l'altro hanno una barra della vita. E ce n'è anche un terzo. Quindi se io li richiamo, gli si fanno i tatuaggi addosso. Ma che figata. Immagino che con questa scena tutte le ragazze si saranno bagnate fortissimo. Cioè, proprio quello schiocco in automatica ha fatto allagare tutto. Con tre barre può evocare Nightmare. Attaccherà automaticamente i nemici fino all'esaurimento dell'indicatore. Fry. Sentilo. Ah, non sono immune. Barbecue time. Gaucho. Mi ha dato un duri, Rest in peace. At your pleasure. Reap what you sow. Pardon me.
Allora, il fatto è che nei modi che lui c'ha da fare mi ricorda tanto Virgil. Però il fatto perché questo dovrebbe essere quello... È un cazzo di twink, no? Cioè, per fare... per parlare proprio. Momento teorie. Ma sì, perché c'ha proprio... Nelle frasi che dice c'è quel leggero sentore di Daddy. Però quel leggero sentore di Daddy, non Daddy Dante, Daddy Virgil. Perché c'è quella voce che dice Madonna, t'ho aperto il culo. Cioè, esatto, sento dello scam lì in mezzo. È quella la cosa che mi puzza tanto. Però tocca capì. Perché il fatto è che te lo fanno proprio apposta a mettertelo che è molto gracilino da solo, no? I wonder if I can reach that woman. Qua c'è stata un po' due pesi e due misure con la traduzione. Se posso chiamare quella donna, sotto la traduzione quella psicopatica. Stanno dando per scontato che tutte le donne siano matte? Stiamo dicendo questo? Io non ho fatto niente. Come meet me. I'm Ant. Yeah, yeah, yeah. Keep your panties on. I see ya already. Be right there. Diciamo che i sottotitoli ci avevano ragione. You, the guest, you, I know you. Dumb as a box of rocks. Let's not even mess with this guy, V. He can't even leave the Clifod anyway. Just a Clifod parasite. Did you insult me? Uh-oh. You insult me. I think he hurt me. And he's angry! I'm going to kill you! Not in this lifetime. As the heir to a bird. Or the sea to a fish. So is contempt to the contemptible. You used demon. What you If the fool would persist in his folly, he would become wise. Reap what you sow. Scorch them here now. No, Shadow laggiù. Porca troia. Che bordello comunque. Che bordello. Reap what you sow.
Come on. Ah, madonna. Veramente ti mette alla prova le dita, raga, perché col fatto che non siete voi, voi dovete stare costantemente tipo a premere tutto, perché c'hai Shadow che deve continuare a punzecchiare, che poi non è Shadow, è Griffon che deve continuare a punzecchiare. Con l'altro dito dovete mettervelo che c'è sta Shadow invece che continua a piallare la sleppettoni. Nel mente devi essere anche pronto alle schivate. Madonna, è challenge per le dita. Cazzo, l'ho schivato male. Shadow d'altro è morto. Ah, fa culo. Che è una battaglia tra minion. Up you go. The cutworm forgives the plow. What do you say? That's not good at all. That's not good. Well, hey, wait, where are you going? Are you running away? That's not a good sign. I'm afraid then that's a little bit more than I can take on right now. Ah! Oh, shit! Alice, get out of here! Sì, comunque mi piace un botto, perché è proprio... è un altro mood totale di personaggio. È proprio bellino. Ti fa venire strane idee, Nico, eh? Cosa sta succedendo? Non è che adesso gli fa qualche cosa di strano, no? No, è che non sa come toccarla, adoro. Ci sta la galleria. E io ho adorato sta cosa perché mi mancava da Devil May Cry 1. Bellissimo che c'è il volto a fianco, che hanno fatto una cazzo di art unica per fartelo vedere. Io per curiosità sono andato a leggere lei, perché l'abbiamo affrontata, no? Hai mai sentito parlare di Machiavelli? Capite perché vi dico, per i più vecchi del canale, è una leggenda, uno degli armaioli di spicco degli inferi, che è oro. Ora, mi crederesti se ti dicessi che Artemis era in origine una delle sue creazioni? Sembra sia risultato la sua fusione con un ospite umano. Questa cazzo di signorina è letteralmente la Artemis che noi utilizziamo in Devil May Cry 3. Quella pistolina che fa multiraggio, giustamente lei è tipo quella all'ennesima potenza. È una figata assurda. Cavolo, quanto avete desiderato di assistere alla scena di persona. C'era della grazia nei raggi di energia con cui ti bersagliava, vero? Che reliquia inestimabile, è una delle poche creazioni di Machiavelli giunte fino a noi. Beh, prima che qualcuno arrivasse la facesse a pezzi. Ascolta, evita di rivolgermi la parola per qualche tempo, ok? Poi bellissimo che sti cosi sono fatti con gli occhi di Nico. Qua ci torneremo, perché poi il fatto è che ci sta... No, raga, ma che cazzo sto vedendo? Ma no, dai, ma ci stanno i cazzo di progetti. Ma se cose sono bellissime, ti fa vedere che sono quattro pezzi e come si uniscono poi. Maduro. Madonna, Nightmare comunque è un muro. I envy your optimism. Oh, ma quanto bella Stemote. Adoro. Ma perché tanto via il nostro caro Virgil. L'unico fatto è che chissà quanto gli erode il culo. Perché se gli è rimasta quella roba, chissà quanto cazzo gli dà fastidio l'essere così fragile. Ma... Here now. Pardon me. Return it to the underworld. Pardon me. The end is now.
Comunque V è una macchina. Una volta che ci entri nel flow è una cazzo di macchina. Più che altro lui è importantissimo avere il Devil Trigger, spammarsi quella barra, perché le botte che tirano in Devil Trigger, le sue evocazioni, a parte che danno un botto dei punti stile, ma fanno di un male, Dio Cristo, perché poi sono tipo gigaway che prendono tutto. Cazzo, è la mamma. A parte che tra l'altro bravi che hanno fatto la cosa per vedere i modelli, perché sono bellissime ste cazzo di cose. Hey, I could use a hand. Ugh, you got it. Wait right there. Scusate, ma è letteralmente sbucata da sottoterra? Un Tremors, sì. Malthus. Of course. More trouble. Not sure about that one, though. Never seen it before. Not in the underworld, anyway! Search for the Devil's Sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it! Only then will his reign be truly realized. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Guarda, V, non c'era assolutamente bisogno di fare con la voce la daddy sta cosa. Potevi anche menarti la ciolla, forse. Questo non... no. Letteralmente dalla finestra sono entrati talmente tanti rumori, ho sentito bagnarsi veramente metà Italia. Però lui è palesemente un altro angelo con dentro Trish. È fatta di fulmini, anche se non sono gialli effettivamente, però ha trasformato l'arma. Cioè l'arma mi ha ricordato la Sparda, no? Ok, andiamo a menare le mani. Grande cheat a Berserk che tu sei, eh? It's your turn. Go ahead. Reap what you sow. Slice. Powerless creatures. No escape. Oh, no, you gotta come back to that? One thought fills immensity. It's not the time for poetry! Come back. Where there's a will, there's a way. Now let's go. He's got horsepower. I'll take that momentum and send it right back. Non ci provo neanche, V. Dobbiamo provarci, capito? Se no non cade da cavallo. Enjoy. Taste of despair. Die. I made it! Erase wall. The power to control time. That's quite a horse. But that would mean it's Gary. I thought Dante killed it already! A rare species, but apparently not quite extinct. Until today, that is. Come on. May not my flesh fail on me.
your pleasure. Prepare throwing. Gouge him. Settle back. Fanculo. Slice him, gouge, this is your misery. Come on. Come back. The hours of folly are measured by the clock, but of wisdom, no clock can measure. Die. Hey! I'm fine. I must chase him. If the Devil Sword Sparta still exists, it may very well be our only hope. Think about this for a minute now. What will you do if you find it? You gotta be strong in mind and body to wield the Sparta, and you, sir, are neither. Hate to break it to you, but the Sparta will just be too much for you. For me, yes. But what if the boy, Nero? Let's go. Once we are near the Sparta, even I should be able to sense its presence. Yes. Però bellissimo come sì, quello sia un cavallo simile, cioè in realtà è tipo la stessa razza di cavallo di Devil May Cry 3, quindi faceva quelle sfere che ti rallentano, cioè insomma un po' infuso il Quicksilver. Adoro. Sì, ma gli vogliamo dare degli abiti a quella povera donna là dietro o la lasciamo ignuda fino alla fine del gioco? Non ho capito. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. I better take care of it. Stay alert. Yeah. Comunque sì, Lady è palesemente bipenic per tutte le persone. Gilgamesh tu l'hai già incontrato, ma sotto forma di... Ah beh, è vero, erano quei bracciali strani fighissimi. Adoro, bello come sembra quasi che Urizen abbia ripreso tante varie armi e l'ha riportate al loro stadio di demone. Figata. Yo, Lady's away. Got any questions for her? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one, the other one. This one? Next to it. Ma cosa cazzo vai a raccogliere? This one? Sure. Gli tiri un paio di cazzotti, Nico. Ma te pare che a Nico gli può servire il succo di frutta o la lattina rotta? Era tipo, ma che cazzo lo dico io? Stavo raccogliendo la monnezza per terra. C'era letteralmente un cristallo demoniaco.
Non prende quello. Lady si è svegliata ed è nuda. Quindi questo è preoccupante per tutti. Dove l'ha nascoste le pistole? So what happened to him? And Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Yo! Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on! Get okay. Get up! Got something to wear that's good for digging? Allora, onestamente non mi aspettavo, cioè mi aspettavo, sapete, non so come dire, il classico momento giapponese, il raggio di luce, non mi aspettavo totalmente di vedere un culo così, nessuna censura qui, no, guarda, giustamente negli squartamenti perché metterlo su una chiappetta, no? Però giustamente gli ho detto, zia, io sono nuda, come cazzo vado a fare le robe? Stavo dicendo prima anche di questa scena molto bellina, la sto rivalutando, Lady, peccato per la cicatrice, però perché gliel'hanno fatta molto più realistica, cioè non è uno sbrego che gli ha fatto partire il naso, c'ha proprio un segnetto leggero leggero, però è veramente tanto bellina, non so se è tipo, sembra quasi asiatica, una roba del genere. Un buco di culo, ah no, spawna mostri, adoro. Let's get airborne. Aspetta che arrivo. Oh, adesso mi rientra molto più facilmente il Max Act. Quanto l'adoro sta roba. Madonna, quanto cazzo mi mancava. Questa è proprio quella del 4. E puoi anche direzionarla. Ti danno una quantità di varietà nei combattimenti, che è una figata. Per questo l'ho fatto esplodere il Rohide, perché voglio provare anche gli altri. Non voglio provarne soltanto uno. E qua sì, è molto più crudo. Gliene è sbattuto veramente niente. Giustamente, bravi. Nice. Getting the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. I thought that was the plan all along. Questa cazzo di cazzini è una figata perché ti dà degli hint, perché giustamente se V è collegato a Virgil, minchia, in questo momento c'ha il cazzo che non è neanche in fiamme, gli sta girando il culo. Cioè, perché secondo me gli sono arrivati qualche tipo PTSD fortissimo, sì, perché ha visto Nero Angelo. Adoro! Guardali che vanno in formazione. E sei pesante, giustamente. Right now!
baby! Come on and go! Right there! Took us long enough to get here. What? Tired already? I just remembered something. This town was attacked. Once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Però continuo a dirlo, bravi con ste robe. Bravi, bravi, perché se tu sai, odori un po' la situazione, sai le cose, ti sei giocato gli altri, qua capisci dove ti stai andando a infilare, perché quella è palesemente la casa di Dante e Virgil, che è stata già stata attaccata quando la madre è morta e compagnia. Figata, bello, bello. E perché proprio lì la Sparda, c'è sta Dante, cioè, perché io mi immagino che dopo che gli è esplosa la Rebellion, però Trish gli ha detto, bro, non hai l'arma. Che chiappa di questa. Quindi credo che la Sparda l'abbia Dante. Se sai, comincia a pulsarti un sacco. Sì, sì, ma ripeto, loro ti confermano che Urizen è Virgil, perché te lo confermano proprio nelle due cutscene iniziali. L'unico fatto è che tu sai tanti puntini di ambientazione cazzapippoli. La storia del 5 te li va a collegare, ti va a spiegare come sono successe cose, perché, perché quella gente sta là e compagnia. E tra l'altro stasera solo S. Preparatevi, perché quando si torna dalla pausa estiva, qua è una merda. Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Yeah. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my god. Non era calcolato manco per il cazzo quella frenata. Io già mi immaginavo in un what if Nero che veniva catapultato fuori dall'esistenza. Allora, ma quindi Tomboy. No, è proprio... No, no, è che gli cambia totalmente moveset. Giustamente però calcola come se lo sto costantemente utilizzando. Quindi se mi colpiscono sono cazzi. E se faccio in volo? E non puoi mirare. Però minchia, mi intriga da utilizzare. Sì, perché anche attivare un attacco, infatti mi ricorda la botta di chitarrata di Devil May Cry 3. È diverso un po', però ricorda proprio quello. Petty. Quanto mi piace sta cazzata. Ma stai parlando al contrario, perché è un demone. Let's get airborne. Yeah.
giustamente in mezzo ai demoni che non dice metto un capretto che sta così a dire roba al contrario, ovvio. So, think you can make it all the way here? Duh, who do you think you're talking to? E c'è anche sta host. È dove abbiamo startato quasi. Ecco che cosa mi ricordava. È dove abbiamo fottutamente startato. Scusate, ma perché siamo tornati qua da lui così debotto? Perché giustamente l'obiettivo era andare a scornarlo. Cioè, pensiamo di essere così forti? Hey, douchebag. Miss me? Where's Dante? No body? No dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. You're reason, huh? I bet your parents didn't like you much, because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer. And die. I'll show you dead weight. Ma davvero? You would so readily throw away your life, child. I'm not interested in you having a winning streak. Now I can break it for you. It's working. This shield of yours is done for. It's almost broken. You ready to get slapped? It's about time I landed something. Weak mortal. Demon power does not course through your veins. Yet you try. How dare you strike me? Being born useless and human, I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. Se stava a assorbire il sangue. Like dust. You worthless piece of scum. Run while you can. Yeah.
baby! Ah, cazzo, m'ha fregato. What an eyesore. Nowhere to go. What an eyesore. Ah, madonna, sta roba quanto male. Perché sempre i tentacoli, Gesù Cristo? Merely human. Petulant mortal flesh. Cursed the moment you were brought into this world. Who dares interfere? What creature stands against a king? Is that a demon? Chi osa mettersi contro un re e tappare Sparda? Ma quello è palese che sia in realtà Dante, Nico. È Dante però che ha fatto tipo una sorta di trasformazione pura in demone? Si è riunito alla Sparda? You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out, too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on, and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! Dante! Do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion! Oh my god, tonight's my birthday party! Yeah, I'm turning 18! Not a little kid! Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old.
Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Sì, è la ragazzina dell'anime. Mica perché giustamente qua sono cominciati a passare anni e si è fatta 18enne, povera Krista, no? Però ho figata. What the hell? Shoot. Did you find it? Well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. Comunque Devil May Cry 5, veramente per i fan della saga, è sborra, eh. È ritorni incredibili. Guarda, V, in questo momento io vorrei essere vestito come te. Non sarei ugualmente bello, però almeno starei più leggero. Lo percepisco il venticello bello bello che c'hai addosso. Questo lo dici tu. Aspetta di vedermi in corsetto, Neko, poi ne riparliamo. Che vista orribile. È come vedere Bjorn la corazza in tutù, più o meno nella stessa roba. All right, Missy, you're up. Keep squawking, little chicky. Oh. Well, yeah. See ya. In tutto questo quel cazzo di coso è ancora sano, io non lo so, è fatto veramente di energia demoniaca, perché se non si spiega. Intanto guarda, bellissimo anche il dettaglio, mi sa che l'ha sempre fatto. Quando arriva si toglie dalla postazione e se ne va dietro a farsi i cazzi suoi davvero, eh? Da dietro. Guarda che c'ha la coda chiusa. Adoro. Bloccata. Sì, poi si incastra. Ma se lo apriamo. The end is now. Rest in peace. I envy. Resist all you want. What a pitiful sight. Madonna, quanto è bella Lost, però, di V. Scusate, ma hanno ammazzato l'orchestra, hanno sparato in fronte al direttore, che cazzo è successo? Ma è stata con qualche taunt? Ma perché giustamente col fatto che c'è Shakespeare e altre cose cacciano fuori altri classici? Con la provocazione è sì un po'... Ah, c'è una chance che quando fai i suoi balletti e compagnia parte sta roba. Whoa, this is some kind of ritual shindig, isn't it? You guys got the dance fever for Sparta, don't you? What? Whoa, easy on the dance floor there, partner. I'll be taking that back.
You know your endless worshipping isn't making the Sparta any happier. It's your turn. No escape. I have to keep it. Come, its mask changed. So that's your tactic. I'll be sure to watch out for that. At your pleasure. Slice it. Duh. No, he's prepared. Pierce throne. Come on. Ascend. Bride. You like to dance? The floor is yours. You first. You. Cosa gliele puoi togliere ad oro? I envy your optimism. Awaken now. Ma pesa come te sta spada, se non de più, ma butta per terra. It seems this sword is still too strong for me. So close, though, so close. You got a lot of heart, kid, you really do, but you're a bit of a sissy in the strength department. Oh, hey, no offense, son, you know. That kid Nero, he has the strength. It speaks. Dante. Sword Sparta was concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? V? No. Get a grip on yourself now, come on! If only you could defeat Urizen. If only... No. V? No. If only you never existed. Then I... Don't do it, V! No!
tocca di iena roba, eh. Devil May Cry 5 a livello proprio di regia se n'è andato anche da un'altra parte. Cioè non c'è solo il momento sborone, figo, bombo, musica e roba trash. Esatto, è molto cinematografico. È andato avanti anche molto nella regia delle cose. C'è Dante che sta letteralmente in posa quasi come Cristo svenuto. Lui che parla del se non fossi mai esistito, perché giustamente col fatto che lui proviene da Virgil, è Virgil, è una parte di Virgil, qualche cazzo del genere, giustamente a lui magari per alcuni frangenti gli rode il culo di Dante, gli rode il culo e anche pesantemente. A sto punto potrebbe essere effettivamente che il V sia la parte umana di Virgil e Urizen sia la parte demoniaca. Com'è possibile? L'ha chiamato, abbiamo capito, no? Non separa banalmente, non è che è per tagliare, separa nel vero senso della parola. Se te trafiggi magari con la Yamato, separi qualcosa dentro di te, come invece la Sparda fa qualcos'altro, la Rebellion fa qualcos'altro e compagnia. Figata. Ma proprio uno scatto in avanti in molti aspetti, sì, ma in tanti, tanti, tanti. A livello di gameplay, a livello di roba che ti vuole mettere in mezzo, di maturità, appunto di regia, delle cazzine e tutto quanto, però sempre non snaturando la cosa. Cioè, questo che a me mi piace, quando c'è il momento di essere seri qui, sei serio, però c'è anche il momento in cui chiami alla cornetta Nico e fa la stupida, c'hai costantemente Griffon che ti fa le robe, c'hai comunque quattro giochi dietro che per carità il primo e il secondo sì ce l'avevano le proprie robe, però erano molto così, mentre qua te le riprendono e ti danno ancora più carattere perché ti fanno vedere Nero Angelo, ti fanno vedere Shadow, ti fanno vedere Griffon, però usano furbamente cose che erano presenti nel primo, no? Per farci delle figate, è proprio proprio bello. Come here. You need to hide, Dante. No matter what happens, you mustn't leave. I need to find Virgil. I promise I'll be back. I know this is hard. You must listen to me. Be a big boy. A man, huh? If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urizen, and if he gets there, he's gonna... Hey. This is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. But Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Stinks in here. I know. Smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa, my eye, V. All the way down here in turning tail, really? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes.
If it really is you. Bono, sentivo l'odore della cappella di Dante. No, stai calmo, no. Però ecco, invece, Trish invece è caduto. Cioè, onestamente, Trish penso che il suo apice l'ha nel 4, sì. Mi dispiace, perché giustamente l'hanno fatto uguale a quell'altra, è diventata un po' così, però... Lei, invece, Lady è bellissima, ecco, con tutti i vestiti, la preferisco vestita in questo momento. Quella scena lì mi ha ricordato tantissimo Helsing. Mi ha ricordato tantissimo quando Ceres Victoria viene messa dentro l'armadio dalla madre. Un botto. Ma no, Dio, è una stanza da box. Sono dei cazzo di Jeb, ma adoro! E questo invece che cos'è? Tipo capoeira? Fired up. È capoeira, Dio Cristo, guardalo! Che figata! Sì, lo so, non me lo devi dire. È un bordello della Madonna. Guarda che ci sta Trish che mi aspetta là sopra. C'è anche Lady? Ah, guarda, sì, ci sta anche Lady. Oh, Madonna, che belline! Io Royal Guard non l'ho mai utilizzata. Madonna, che figata. E questo? Oh, c'ha la schivata da pugile, tipo. Adoro. Mi sa che è una roba che si attiva dopo tot colpi, tipo. Però che tiri addosso a qualcuno. Mentre in modo da capoeira, se tieni premuto, li accende. Minchia quanto cazzo mi mancava Dante, però. C'è un nemico nuovo. Che sborone. Ah, ti fermo con le armi. Vieni qua. Adesso sono tornato full power. Tenga. No, non l'ho preso, vaffanculo. Mi dispiace. Madonna, mina forte sta roba. Madonna, mi mancava però Dante. Non è lui il cancello, Giacone arriva dopo. Bene, no, ma infatti avevo molta più paura perché mi ricordava di qualche yo-yo di merda, no? Cioè, quelle robe che non stanno mai ferme, mentre è stato molto onesto in realtà. Nel buco di culo! Ok, quindi faccio questo e cazzottino. Ok. Ho ucciso anche chi l'ha piazzato lì, Star. Cioè, chi ha messo quel pezzetto lì? È morto. Gli è arrivato un cazzotto tra le palle. Fortissimo. Presi tanto. Aspetta, cazzottino. Michia, comunque i pugni sono veramente tanto belli, perché sono semplici, però hanno un potenziale della Madonna, perché questa è sicuro una schivata. Ma anche queste robe in cui ti infili, perché fanno quell'effetto strano. Sei stannata. Ciao. L'ho colpito così forte che ha tagliato. Ha detto no ragazzi, questa era troppo brutale da farvi vedere, bambini e bambine. Elimina il nemico con un singolo proiettile sparando al punto debole. Questo tecnicamente dovrebbe essere facile, no? 6 anni dopo arrivano i nipoti. Nonno, ma stai ancora a fare sta roba? Sì, però esci dal buco del culo del mondo. Si era andata a prendere il caffè sta stronza da qualche parte. Suka. L'ho sbagliato. Lei invece. Ma tu ti vuoi togliere dai coglioni? Madonna. Becca. Perry. Lo sapevo che si poteva fa. Aspetta che ti finisco con stile. Non l'ho preso, vaffanculo. Capito zio, ma di che cazzo sei fatto? Da damantio la madonna. Quell'attacca quant'erano? 10.000 HP. Well, well. Oh, king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Dante. Yeah.
gliel'ha detto apposta. Poi non so perché l'hanno tradotto bingo, strozzi. Però gli ha detto jackpot apposta per farli incazzare. Bellissimo. E fammi fare una combo, Dio Cristo. Scusate, ma mi hanno scammato. Una volta che ci stavo andando serio, che cosa gli ho tirato un cazzotto così forte che l'ha mandato a fanculo? Piotta la Rebellion che si rompe greve. This is power. Sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. All right. Enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. Spada demonica Sparda. La spada demonica Sparda utilizzata per intrappolare il re degli inferi mundus. Minchia, questa è da Devil May Cry 1 praticamente. Però, minchia, greve. C'è sta V che sta diventando polvere. Una roba del genere. Sta veramente a sparire piano piano, perché magari più prende potere Urizen e sparisce la sua parte umana. Continua a dirla sta roba. Ma è l'alfa di quei cosi! È l'alfa di quei cosi! Ma che cazzo dici? Oh, e ti teletrasporti! E hai l'hyper armor. Bene. Ah, vaffanculo, sei scappato, brutta merda. No? Perché devo eliminarti i pargoletti? Madonna che range. Devo usare il Trickster. Lui ha quelle vene viola che gli danno l'hyper armor, ma che giustamente a forza di colpi si spezzano e te lo staggerano. E tu gli devi stare dietro col Trickster. Eppure tu. Ah!
Ah, cazzo. Pensavo di averte stannato. Sbagliato. No, e scappi, forse no. Qualcun altro? Oh, tu. E stai a cuccia, Gesù Cristo. E voi? Boni. Ciapala. Ah, troppo lontano. Ora no. Questa è stata figa, posso dirlo. Sono stato bravo. Voglio le crocchette, tipo i cani. Voglio la ricompensa. Qualcuno mi dia qualcosa, Gesù Cristo, vai. Oh, they're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Pure Dante dice, ma che cazzo state a dire? Ma con quelle facce di bronzo mi state dicendo che qua non ci sta un boss, no? Is it Halloween already? Sparta. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? Allora, Staccazzi c'ha un paio di robe che sono bellissime. Quella un po' minore, che Dante la riconosce, che è Trish. Non mi sembravi tipo da metterti sta merda addosso, perché Trish è sempre tutta vestita bene. L'altra kick è che ti tira una moto. Ti tira una moto come in Devil May Cry 1, nell'ufficio che entra con la moto. Io non so, credo che l'abbiano fatta apposta, è bellissimo. Però andiamo. Sorry, but I can read all your moves. It helps that I know who you are. Non me ne sono accorto, l'ho deflagrata. Buono, scusa. Fai tutto, fai. Oh, how scary you are when you're mad. E l'ultimo ti teletrasporta. Raga, non me ne sono accorto. Non stavo guardando quella cazzo di barra. No. E l'ultimo con la finta. Ed è molto in ritardo. Quello mi sa che non so se si può perriare. Credo di sì, perché siamo con il Royal Guard.
Oppure lo schivi e basta. Però sì, quanto è leggibile. Quelli bisogna farli in salto. Looks like I took in a little too much. You okay? I've been better. Dante, that demon is... Don't even think about it. Just rest. Dante! Take care of Trish for me. Dante, wait! Dante's left. Yes. And I don't think he can win. What was that demon, V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My god. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Dante che lascia Trish nuda in mezzo alla strada è qualcosa di bellissimo. Peccato che avesse così poca vita. Io, raga, ma ve lo giuro, non me ne sono accorto. Che io ho tirato tipo 3 cazzotti e l'ho deflagrata. A me è questo quello che mi intriga. Io ho letteralmente preso il Cavaliere Angelo e ci ho fatto una moto. Cioè, io letteralmente sto cavalcando un'altra versione di Virgil. In un What If, questo per chi c'ha la ship tra i due fratelli è bellissimo. Cavaliere. Molti degli attacchi di Cavaliere infliggono danni costanti grazie alla rotazione delle ruote. Questa è una cosa che mi ricorda Bayonetta, perché Bayonetta ce l'aveva un paio di armi che tutte nevi e continuavano a fare gni tipo motosega. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. Brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil.
I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. And separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... maybe fix... maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. How's that for road rash? Sapete quando un bambino vede il nuovo giocattolo? Cioè le manine che vogliono mettere tutto ovunque. La cosa più che altro che a me mi fa puzzicare il naso è che secondo me Virgil non vuole su Rizan. Per adesso le vie ce ne ho due in mente. Una dice ok, divento Megoyoni, re degli inferi e tutto quanto, però mi farebbe strano come cosa. E l'altra, che è quella che mi intriga di più, è il in realtà tutto piano per tornare al True Power. Perché? Perché tu da una parte c'hai V, da una parte c'hai Rizan, magari riaccimolano potere, cazzi e mazzi, tutto quanto, poi li ricongiungi, ritorna Virgil. Megoglioni, tra l'altro. Cioè, ci starebbe molto di più così, perché non me ce lo vedo Virgil, tra virgolettoni, Virgil che fa una roba del genere, no? Oh, scusate, io va bene che sono stronzo. Quella è la Rebellion chiusa. Madonna, questo posto infatti quanto mi ricorda Devil May Cry 1. Sei veloce? Devo counterarti? Devo capire se posso pegliarlo anche di colpo, perché essendo una di quelle robe che flasha, potrebbe essere una di quelle che devi infilarti. In quel caso in realtà è una cazzata, perché posso fare questo. Però proveremo. Ah, ma perché la tiri? Dante, frena! Frena! Madonna di Cristo, ma stai calmo! Che cazzo? Venga. Sentilo come ride. Aspetta. Madonna. Ha! Here you are. Hey, what's wrong with you? Hey! Hey, Dante! The demonic power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered,
Why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow! You are absorbing the Sparta! Easily. Hey, he's all yours. But don't let it become a habit. Win, Dante! Win! Dante. Spada demoniaca Dante. Nuova spada demoniaca. Generata quando il corpo di Dante ha assorbito Rebellion. Quest'arma ne condivide nome e spirito. Io ho il cazzo d'adamantio. Questa spada possiede l'abilità di base di Rebellion e Sparda. Premendo cerchio, quando usi lo stile Sword Master, evocherai delle spade che attaccheranno automaticamente. Che tra l'altro, figata, è una cosa molto simile a quello che fa Virgil, soltanto che noi evochiamo altre lame. Combina i tuoi attacchi con quelli delle spade evocate per scatenare una carneficina. Attivando il Devil Trig dopo averle equipaggiate, evocherai delle spade che ti aiuteranno in vari modi in base allo stile scelto. Movimenti più veloci, attacchi simultanei, contrattacchi automatici e migliore difesa. Ah, perché giustamente in Gunsling sparo spade, mentre attacco magari mi fanno una sorta di follow up. Con il Trickster qualcos'altro, quando schivo magari li evoco e tutto quanto. Ok. E ho una barra unica. Dante, you approach me in that form. Aspetta, Madonna, quanto lo odio sto attacco. Nowhere to go. Quanto cazzo lo odio sto attacco. E tanto si trafigge. Che figata sta cosa che si trafigge. E non usa le pistole. Guardali. Madonna, che figata. Ma quindi è una cosa proprio che è mia e basta adesso. Sì. Scatter like dust. Ah, maledetto. Ah.
Vieni qua. Rubatissima. All this time and you still don't get it. It is you who does not understand. It has begun. What's happening? Bad news! Gotta go now! That houseplant is pissed off! The Clive Fod is revealed in its entirety. This inconvenience matters not. Bellissimo quello che lo stava proteggendo fino ad adesso era la Yamato. Che figata assurda. Well, looks like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein, the gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is. You don't much look like her. Yeah, I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. Consider it a gift in honor of us finally meeting. Meeting. I'll take that. Dante, I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, that you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need, right here.
You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him, post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Ok, ma nessuno chiede al nostro caro V perché sta diventando polvere? Lo lasciamo per cazzi suoi? Sti cazzi? Sono morto in questa scena. Sì, è stata io lì per lì ho detto, vabbè, un cappello. Ma che cazzo sarà? Poi l'ho visto che era bianco, ho detto, con Dante, la fine. E lo sapevo. Cappello dell'alchimista, Dr. Faust. Un cappello che consuma gemme rosse per sferrare attacchi. Hanno letteralmente trovato un'arma, perché a un certo punto in tutti i Devil May Cry tu arrivi ad avere 9.999 milioni di gemme. E non ci fai più un cazzo. Hanno trovato l'arma con cui farle consumare tecnicamente. Più soldi c'hai e più puoi usarla, no? Se riesci a non esaurirle, puoi incrementare la quantità di gemme rosse rilasciate dai nemici. Ah, ok, è una scommessa. Cioè io gliela tiro, spendo dei soldi, ma se faccio la combo figa e tutto quanto me ne dà altrettanti. La Overture è tanto, ha due forme. Ah, minchia, te lo fa vedere anche quando lo utilizzi. Ma adoro. No, ma che cazzo stai a dire? Matto. Voi capite, io continuo a dirlo, che questa roba in fight tu non la noterai mai, eh. Cioè loro banalmente su ste cose gialle ci potevano mettere una texture piatta e bella e vaffanculo se siamo visti, no? La prima protesi che ho creato per te quando hai perso il braccio, considerata la semplicità del design, può essere indossata ovunque senza attirare sguardi indiscreti. Certo, se gli altri sapessero del generatore elettrico che è installato su quel gioiellino, resterebbero folgorati, letteralmente. In ogni caso dovrebbe aiutarti a eliminare facilmente i demoni più deboli. Come suggerisce il nome, l'Overture è solo il preludio alla serie di capolavori che il mio genio sta per sfornare. Ti lascerò a bocca aperta. Perché la prima persona che vedo di Lady è qui? Ah, perché è quando l'ha fatta zappare. Però vedi, peccato che gli si notano poco gli occhi di due colori differenti. Minchia, è difficile, eh? Vedete quella cosa che avevo detto anche nel primo? Cioè, Lady gli hanno fatto sempre sta sorta di legacy degli stivali. Cioè, c'ha sempre un paio di stivali che la fanno un attimo uscire. Cioè, ti danno proprio il colpo nell'occhio. Perché prima c'aveva quei cosi rossi bellissimi. Qua gli hanno fatto una roba un po' più tattica. Figa, perché giustamente lei col fatto che combatte con le armi, c'ha tutti i caricatori, le pistole e compagnia. Non so il pezzo sopra, però è bella, bella. Figata, dato con gli occhialini. Se dovessi riassumere Lady in una parola, probabilmente sceglierei produttiva. Ha cacciato demoni in ogni angolo del mondo e quando avevo il mio emporio di armi era una delle mie clienti migliori. Anche perché ogni volta che usciva, avvi. Ho ideato questa bellezza mentre pensavo a un prato fiorito. Erano gerbere. Io non l'ho detto la prima volta che l'abbiamo incontrato sto cazzo di braccio, perché dico, vabbè, perché cazzo un robo che spara puzzette atomiche che te fanno saltare a destra e a sinistra dovrebbe prendere il nome da un fiore? Ma erano gerbere per l'esattezza. Come? Che c'è? Non posso mettere un tocco femminile alle mie creazioni? No, non sto pensando a quello, puoi chiamarlo anche brolasso. Però ti matton! I componenti a forma di petalo agiscono come una complessa fornace a riverbero, generando un intenso colore pronto per essere liberato sotto forma di onda d'urto. E la scarica di energia ha diverse frecce al suo arco, attacco, difesa, movimento. Questa meraviglia non ha limiti. Il braccio è fatto a petali. Infatti se poi tu lo apri, fa questa roba così. Questa è veramente l'unica cosa di V che mi fa cagare. È fighissimo. Poi c'ha sti sandali di merda. Proprio vedendoli sento la scomodità. Cioè già lui lo toccano e esplode con sti sandali. In mezzo alle macerie, l'hai morto, tutto il sangue, lo schifo, con i sandali, Dio Madonna. Il dono di Dio al mestiere dell'armaiola e la regina della meccanica, ovvero la sotto... Giustamente questo è quando una qualsiasi persona scrive la propria descrizione. Sono bello in culo. Il tomboy. Questa volta credo di aver esagerato. Volevo creare un potenziamento per la spada e la pistola, ma la carica energetica di questo gioiellino sfiora l'assurdo. Potresti persino avere problemi a controllarlo. D'altra parte le armi migliori sono le più imprevedibili, no? Se la prendi per il verso giusto ti darà enormi soddisfazioni. Ah, ok. Perché quando noi spariamo io pensavo che fosse la pistola, no? Ha creato una cazzo di Raygun. Cioè, dal lato fa puff ed esce sta cazzo di Raygun.
Negan. Trish col shocker e col fulmine, di madonna. C'è sempre la sparda. Beh, lei comunque è rimasta invariata da tutti i Devil May Cry, eh. Cioè, semplicemente è letteralmente andata avanti di mera grafica, perché per il resto è rimasta uguale. C'ha sempre il toppino, i cosetti, sto bracciale un po' particolare. Peccato. La madre... che c'è la madonna, ma che bella. Cioè, il bello che è più vestita, ma è altrettanto bellina. La madre di Dante, ovvero la donna che fece perdere la testa al cavaliere oscuro Sparda. Solo una grande seduttrice può aver catturato il cuore di un simile leggenda. Ha detto Nico, io non ho detto niente. Suppongo avesse una tale fiducia nelle proprie doti femminili da non temere neppure l'abbraccio di un demone. Nico, calmiamoci. Che cazzo di commenti sono? Il metallo del regno degli inferi che abbiamo sottratto a Gilgamesh è noto per la sua capacità di produrre scariche elettriche. Invece di usarlo per liberare altre onde d'urto, tuttavia, ho sviluppato un braccio che si allunga fino a formare un'arma tanto sottile quanto potente. È più robusto del tuo cavo, quindi non avrai problema ad attirare anche i nemici che normalmente resistono agli strattoni. In alternativa puoi avvolgerlo intorno ai mostri per farli a fettine. Potrai sbizzarrirti. Quindi questo c'ha la capacità particolare di attrarre anche i nemici pesanti. E non ci avevo pensato. Ecco perché è così esteticamente. Perché sono tante piccole lame, una dopo le altre. E quindi quando si apre diventa sta cazzo di roba. Comunque i design sono bellissimi, ma dico anche proprio a livello meccanico. Cioè, sapete quando vedete quelle robe che dite, ok sì, è così, ma come cazzo funziona? Ognuno di questi bracci è fighissimo, perché nel suo essere ovviamente sopra le righe c'ha del senso, no? Cioè, questa roba che si apre, il tomboy che si apre e fa tutta la railgun, è una figata assurda. Ho capito, ma è palesemente una trappola. Figata, non ha più tatuaggi. Where am I? I'm losing my power. Gotta recover somehow. Guardali che belli. E là c'è la porta. Diventato Full Metal Alchemist. Quindi dobbiamo riprenderci famigli. E quasi ti fanno vedere che lui è umano. So, this is where they are. I'm claiming what's mine. Ah no, posso scegliere. Liberiamo Griffon. Sì, però se sapevo che dovevo affrontare lui, prendevo Shadow. Barry. But the following contraries to these are true. Comunque è bellissimo, perché lui finché corre così va, quando effettivamente fa lo scatto sarebbe quando dovrebbe entrare Shadow. Però non avendo Shadow non può scattare e si stanca dopo un tot. Adoro. È una figata assurda sto piccolo dettaglio. Che bella comunque. Fall to hell. Vabbè, solo il cavaliere Angelo praticamente era un toro. Sta deflagrata sta signorina. È stato fighissimo. La porta dell'alchimia si apre. Scambio equivalente. Capelli bianchi per i famigli. If he reaches the fruit, it will all be over. Even Mundus failed to reign over the human world. Surely we know he will not. Malthus, no way can we handle her. We don't have the strength. I know. But we must get through this. Somehow. Ah, an intruder, perhaps. I'm coming.
low. Not gonna last much longer without a refill. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Non dico niente, ragazzi, perché Lady ha fatto un'espressione che, indifferentemente se sei maschio o femmina o quello che ci sta in mezzo a 18.000 robe, ti bagni. Quindi lasciamola lì, lasciamola fortissimo lì, perché io rivedo una roba del genere da Lady e esplodo fortissimo. Madonna di Cristo, ma vi siete proprio sfogati in sta cazzo di zona, vedo, eh. C'è una bara. Puttane, non dovevo, vaffanculo. Attacca, sbrigate che quello comincia a fare la trottorina. Aspetta, eh. E poi così. E tanto ci torno nel mood, dammi un attimo. Un, due, tre, fante cavallere. Tutti e due? No. Madonna, che bello. Mi dispiace, ti ho rotto le cose. Posso farlo il tossico? SSS, Dio Madonna. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where Yorizin is. Why? Why the hell do I you beg you? This is my last request. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Quel sorrisetto. Sta per rinascere il nostro Daddy Virgil. Cioè, vabbè, che cos'è? Camioncino della fregna questo oggi. Raga, c'è tutto. Ce n'è per tutti i gusti dentro sto cazzo di camion. Raga, se c'è Cerbero, sto ghiaccio, Dio Cristo. Oh well, better get to it. Perché giustamente se stiamo salendo e scendendo, se è l'entrata del cazzapipolo. Leave at once. Only kings of the underworld may enter these gates. You shall not pass. Oh, easy there, fella. Hey, I remember a stinky little pooch just like you. You insult me, foul scented creature. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. You have fought Arkin in the past. But I am king of the Cerberus tribe. They were weak, but we will feast on your flesh and gnaw on your bones. So, you're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come on.
Mi sto emozionando perché lo dissi nel 3. Tre teste, tre elementi. C'ha tre cazzo di elementi questo. Adoro. Ci stavo concentrato tantissimo. No, aspetta. No, no. Questo è in onore di Devil May Cry 3. Bello, madonna. E poi come cambia l'arena. You're mine now. You're a bit tougher than the rest of your breed. Stannate! Non si è stannato! Peccato, ci ho provato! This fight's a real shock! You holding up okay there, pup? Oh, that's nice. Ma è vero che fai sta roba? Seen these moves before. You haven't shot out any puppies, have you? Cazzo, schivo male. You again? Jeez. Cool off, hothead. My blade will be. Oh, guarda, si è tolta da lì proprio quella testa. Aspetta, No, non ce l'ho fatta, peccato. Volevo finirla con stile. Even burial stands powerless before Hai fregato. Potevo essermela gestita meglio, però mi è piaciuta un botto come fight. Questa non vedo l'ora di masterarla.
Guess I'm the first one here. I like that. Parte giga cheat, fanservice e tutto quanto. Però è palese che questo era quello che volevano fare in Devil May Cry 3. Magari quella era appunto minore e tutto quanto, però lo dissi. Se tecnicamente un Cerbero, tre elementi, ci puoi fare un'arma a tre robe, no? Però mi è piaciuta un botto sta boss fight, bellissima con tutta l'arena. C'è una quantità di robe che tu puoi fare che è devastante. Tra l'altro se tu gli fai abbastanza danni, credo sia stato per quello il trofeo, tu puoi stannarlo prima che si trasforma per fargli altri danni. Puoi fare una quantità di robe, ti puoi infilare in talmente tanti modi in sta fight che è bellissimo, perché sembra caotica ma hai tutte le carte, giustamente sei Dante per rispondere, tra le sferette dell'elettricità, il fuoco che è molto più leggibile, quindi puoi menaglie, il ghiaccio forse è quello leggermente più pericoloso forse, perché è quello che rispetto magari al 3, io magari non ci ho fatto caso, non ti fa vedere dove cade la roba. The truth is I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Nero, I will tell you everything. There is no demon named Urizen, only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. And his real name is Virgil. Il frutto di cui abbiamo letto. Virgil. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching until I killed her. I have no recollection of this tale or this place. It's all an illusion created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, no, I will have everything! No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had, you just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you. Dante! Mica, con gli occhi, tutte le cose, bellissimo poi l'albero, che sembrava tipo città LED, no? Quelle robe così. Va bene. You ready to do this, Virgil? It all ends here. Be gone! Ma senti Lost! Trick ya! Yeah!
Manny. Sembra quasi che usi Beowulf, vedete così. Sto calcio mi frega. Oh, vai, all out. Giustamente. Ah, minchia, pure la carica fa danno. This is the end. Che è l'ulti? Ulti. Pezzo di merda. Why are they fighting each other? To see one's justice through, a man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. Ah.
Dante! You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was behind all this. Your own flesh and blood. Right again. Ecco a che cazzo serve quel bastone di merda. In the last throes of defeat, I see. V, get back. Things are about to get really messy. No. Please. Let me. I want to end this battle with my own hand. Do not struggle, for if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not to Dante. I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Yet we are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. L'Alfa e l'Omega. Vabbè, che quel cazzo di titolo si presenta, Dio Madonna. He's back. Bella. Che tra l'altro, ora che ci penso, la sua forma tipo da re dei demoni mi ricorda molto Mundus. Non per via della statua, ma per via degli occhi. Cioè, non so se hanno voluto far apposta qualcosa del genere, dove gli occhi da noi sono tipo gli angeli, che in realtà sono delle mostruosità e qualche altra roba così. L'unico fatto che, diciamo, stona un po' questa cutscene è Dante, perché letteralmente potrebbe fare Trickster e teletrasportarsi e scavocciarlo. Però a quanto pare in realtà Dante voleva rivedere Vergil. L'abbiamo fatto pure esse, non me l'aspettavo viste le botte che ho preso contro di lui, You got some pretty big cojones for coming back. You just don't know when to give up. Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Thank you, Nero. That's your brother. What happened to V? He returned to himself.
Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him! This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante! You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can that's shove not him. It, Nero! What is it then?! He's your father! What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Father. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? Let's settle this, Dante. What's happening now? Oh god, I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Dante, what happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's... how? Dante, made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Kalinan secondo, sapevo che sarebbe arrivato dove per trovare il primo. Vibes da DMC3, sì, ma tutta sta cutscene è oro. C'è stata una quantità tipo di chicchette, di dettagli in mezzo al roba figa, no? Perché tipo Virgil che ringrazia Nero per aver portato vita lui, perché se no non si sarebbero riuniti. Il fatto che palesemente lui perria Dante con la mossa di Devil May Cry 3, ma in generale quando usi Virgil che c'ha quella mossa lì. Figo, poi le frasi che dicono. Dispensatore di caos. Kalinan II, realizzato da Nico per sostituire il Kalinan, identico all'originale ma con un piccolo segreto. Ho paura. Ci ha messo dentro una carica nucleare. Col fatto che ho anche l'altro, mi ha dato veramente la dual. Kalinan gemelli, configurazione a due mani dei due Kalinan, basata sulla nuova funzione di Kalinan II per usarli insieme. Get him, girl! Don't try that at home, kids. Lock on. You've been a bad boy. No, ma adoro. Ma tanto tu quest'arma te la puoi perdere, perché se non trovi quell'altro, tu hai soltanto il Kalinan 2. Hey guys, where you been? I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Come to think of it, I did know something was off. Just like with my old brother. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nero Angelo. No longer bound in his consciousness, we're here now to kill you of our own free will. Liberating! And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. All right, let's get started. This'll be quite the party. Come here and face me like a man, boy! Why the rush? Just close your eyes and go to sleep forever! Non cadi, eh? Ok, cadi.
Ma senti le host comunque in quest'ultima parte, che figata cazzo. Shadow. Ah, non ti perria questo, peccato. Senti l'host. Oh, cucciolino. Aspetta. Piaciuto? Sister, è quella del primo remixata che sembrava che te stava a inseguì la pula. Ho sentito quelle due cazzo di note, Dio Cristo. È vero. È quando stai nella piazzola con il leone. Che era molto più semplice quella. Ma adoro. Worst place to die, but death's not on my agenda just yet. Fatevi vedere un po'. Stronzetti. Chiaro, sbaglio sempre sta cosa, non c'è niente da fare. Dei potenziali tra l'altro. Succhia, pennuto dei miei coglioni. Là sta succedendo un'esplosione atomica e... Ah, li cura, adoro. Figata. Outrun this. Sì, la conosco fin troppo bene sta mossa. Yeah,
Tu, cucciolone. Immaginavo tornassi così. Lady never did this. Che frase che ha detto, tra l'altro. Should have known better. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Perhaps. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Us. This is our final flight. And the end of Virgil's nightmares. Godspeed, Dante. You'll need it. Rest in peace, little chicken. It's been a bash. Trish! His logic is sound. I had a hunch myself. This doesn't make any sense! I know you hate Virgil, but you can't kill your own father! It's true. You'd never recover from that. You saved us. You should be proud. Now you can put all this behind Nico, you. Nico, stop the car! No chance! After all this, are you insane? Fine. I'll go by myself. Nero! Virgil. Dai! Madonna, datevi il Mega Drive 3, cazzo, su! Hey, Virgil, your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. I won't lose to the likes of you, little brother. Dato che non l'ho commentata, ma la Yamato esteticamente è una madonna di Cristo, perché ha dei dettagli talmente minuziosi, addirittura i pirulini per tenere tutta la decorazione dell'Elsa. Vabbè, lasciamo perdere. Foolishness. Is rushing in blind all you can do? Give it up. Cut you. Fuck me.
Stai zitto che mi eccito! Sta cazzo di copia. Culo. Dai che ci stavamo a First Try. No, è Virgil, non me ne frega niente. Non uso le gemme come una pussy. Dai. Guardalo che te, che ti punzecchia, bastardo. Try and keep up. Gotta move faster.
C'erano i fulmini in mezzo, non ho visto niente. Stop where you are. Sbagliato. Allora, lo fa apposta per punzecchiarti, per farti un poke. Cut you down. Come. It's just about time to settle this. That's right. Come on. Ah, cazzo, voi Royal Guard. Fanculo. Non me la rischio, raga. No, devo però. No pussy, no gain. Slay. No. Ho sbagliato. Cut off your own son's arm for this? My son means nothing to me. Million years. Ci devo provare. You're finished. Don't move. Oh, Sokia! Nero is my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once, too. And as much as I'd love to hear that story, I think it's about time we... ended this.
buoni che abbiamo fatto Virgil S. E tra l'altro non è finito il capitolo comunque. Però l'unico fatto è... perché è palese che è nero. Ok. Come cazzo l'ha preso il suo Devil Trigger? Kirie, when I was a kid, I was alone. You and Kratos were all I knew. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos. To this day. I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! I'm not letting you die! This is curious. Nero. What form of power is this? What the hell? This ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen, Deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father.
parte la musica tristissima che durerà poco secondo me. Però allora il suo Devil Trig da dove viene? Perché quello che noi usiamo nel 4 è tramite Yamato, quindi tecnicamente non è propriamente il suo, è come un po' nel primo quando Dante usava la sparda. Cioè questo è proprio il suo che l'ha risvegliato adesso con le forti emozioni, perché infatti mi ricordavo pure quella cosa che nel 4 a lui si era risvegliato quando voleva provare a proteggere Kirie. Cioè quindi quel braccio di per sé effettivamente era il suo, adesso proprio l'ha sbloccato tutto. Fuck you! Take me seriously now? Slay. Go home already! Power! My power! Aspetta, ma con cerchio adesso? C'ho qualcosa! C'ho il Devil Bringer, Boni! Devo stannarlo però! No! Stop where you are. Buster, RT vicino a un nemico stordito. Ah no, ok, perché giustamente avrò comunque le braccia. Quindi questa è un'altra cosa. Oh hell no. Here, now's me feeling accepting yet. Of your existence. Or your strength. Both, you fucking asshole! Lying on numbers won't do you any good. Slow. Die. Ah, ma ce l'ho sempre il Buster! Qua è pericoloso. Però aspetta, morirò, ma devo provare se come nell'originale. Madonna! Accept my existence! Lo sapevo! Scusate, mi sono eccitato! E sono troppo eccitato! Oh, questa non ti piace proprio sta cosa a te, eh? Voglio finirti in stile, no! Sarà bello il New Game Plus. Interesting. Oh, brother. You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait! Where are you going?
We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. I'm still in freaking shock. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm, it's nice. So, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a crybaby. Does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... yeah, I know. I wouldn't be here without him. That's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy, it's okay to cry if you want. I'm not crying. Devils cry. I'm not gonna cry. Will you shut up? Will you stop it? Look at you. You're nobody's crying. Nobody cry on my shoulder. Stop saying cry. Cry on my shoulder. I know you want to. You say cry again. Devil may cry. Fuck. You said it. Hey, Kitty. Yeah, I'm coming home. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh yeah, he's got a huge surprise. Will you shut up? No, Kitty, not you. Nico, you know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Mm-hmm. Ne parliamo. Quanti dettagli. Quanti dettagli. Got an arm. I'm good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. I gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good.
You'll get fixed as soon as we get back. So, Devil's Cry, huh? Let's hear what that sounds like! Ma c'è che non mai navita che ci stanno i titoli. Fammemene le mani come al solito. Come on, come on. This makes it easier for me. Sì, è come se ho un buster perenne. Che figata. Ci ho provato. Oh, come on! E stai calma! Seeing then. So all we gotta do is cut this thing down. That's right. I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. Ma mi sta parando il culo dagli attacchi! Mi sta parando gli attacchi che mi arrivano! Me li perria lui! Adoro! Ah, che figata! Allora, io non l'ho detto perché sennò mi dico non blind. No, niente musica triste, mi devi dire le due paroline. Anzi, la parolina magica. Non ci credo che il jackpot era quello contro la prima volta con Urizen. No! Però parliamo un attimo di quella cutscene finale. Quella cazzo di cutscene finale è oro. Cioè, per un fan veramente dagli albori di Devil May Cry, è veramente da piangere. Cioè, vedere banalmente, tra virgolettoni, Nero che riprende Devil Trigger, i due fratelli che mettono un attimo lo stop con Nero come tramite e dicono noi ce ne andiamo di sotto, qua rimani tu, e che collaborano. Cioè, vedere Dante e Virgil come in Devil May Cry 3 che vanno insieme giù e che comunque fanno capire a Nero: zio, mo mi sono fatto bullizzare, ma sta a court, stai buono, io so io, tu sei tu. Comunque è oro, è fottutamente oro. Ma tutte le frasi, mo, perché c'è stata talmente tanta roba, ma è una cazzin veramente che ti tira una freccia al cuore. E chiaro, comunque pure questo non l'ho commentato, ma quanto da lacrimoni il fatto che loro rimarranno giù. Vabbè che paradossalmente, avendo 18.000 spade, Cristi di Dio, possono comunque tornare sopra, però il tiro lungo che feci ci ho preso, fanno tipo sorta sparda, chiudono la roba dall'altra parte, Yamato fa gnic gnic e torni. Però a sto punto rimarranno là o a fare a cazzotti tra di loro o a menà demoni. Infatti non so se quella cosa del camioncino è inteso molto per il meme del zio, guarda che siamo tornati
tornati, eh. Cioè, inteso che alla fine tutti felici e contenti. Magari trovano papà. È quello che è una figata. Fanno un Devil May Cry 6. Paradossalmente sarebbe bello che ritrovassero Sparda, corrotto o qualcosa, no? Perché da qua, ripeto, Devil May Cry 6 non so come proseguirlo. Se non altri casini che succedono a Nero o loro che stanno sotto a far roba. Che tanto bellissimo come questa scena finale con loro in macchina si rifà all'inizio, soltanto che è totalmente differente. Perché là era buio, tutto distrutto, qua invece è giorno, no? E ripeto, tutta la scena finale con Dante, Vergil, Nero in mezzo, tira degli cazzotti in bocca ai fan, che è qualcosa di devastante. Perché se qualcuno ha cominciato con Devil May Cry 5 e vede quella roba, sì, ok, gli prende il magone, la pelle d'oca. Ma pensare dopo che tu ti sei fatto Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 morto, sepolto, Devil May Cry 3 e 4, tutte le volte che hanno fatto a botte Dante e Veggie, tutti i dissapori, i casini, i bordelli, vedere loro fianco a fianco che si lanciano di sotto è qualcosa, è devastante. Wow, no sign of him. Nothing. Yeah. Then can I have this office? Because I've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere. No, I don't think so. I rather quite like it. Oh, I hate to spoil your dreams, ladies, but that shit ain't gonna happen. What do you mean, Morrison? See, there's this deed to this place, and I have it. Why do you? Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like, "My dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches." Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. What is important is I have a job for you too. Cause the rent ain't free. Sono stati a fa botte per settimane. Vabbè che stanno all'inferno. Ah no, ok. Score for Dante. I'm up one. Where did you learn to count? We're even. You know, I'm starting to think this is never gonna end. Maybe. We got plenty of time. Don't you dare say it, jackpot! Continua a dirlo. Sì, è quella la cosa che mi ha trasmesso la cutscene comunque. Cioè, il loro stanno là sotto a fare botte tra fratelli, no? Sono proprio... In realtà era quello che dissi tipo tanti anni fa, no? Cioè, alla fine dei conti si sarebbe, non dico risolta così, però quasi. Stanno all'inferno a fa cazzotti, quando arrivano altri demoni a rompergli i coglioni, se menano. Bellissimo come tra l'altro prova a colpirlo, ma poi anche lo protegge. E jackpot. Va bene così. Sì, sì, loro sono contenti. Stanno giù, scornano di legnate le altre persone, tanto sono tipo mezzi immortali. Che poi ridendo e scherzando, in tutto questo loro si stanno tipo power upando, eh. Cioè comunque Dante e Vergil non è che sono a livello di merda, quindi sono due tori della Madonna che si stanno allenando. Cioè, e questa è la cosa anche che ti cercano un attimo di insegnare, e alla fine dei conti quasi c'ha ragione Dante. Però che appunto loro sono così megoglioni, sì, ok, per la parte demoniaca, ma principalmente per la parte umana. Ma in realtà questa è una cosa molto giapponese, io continuo a dirlo, dell'essere umano visto come quella roba che ci vuole un attimo
ultima a scrocchiarlo, ma c'ha proprio quel cazzo di will della Madonna che dice: guarda, tu puoi essere anche il Cristo Redentore, io te apro il culo prima o poi. Ed è quello su cui girano molte volte sti poteri, no? Ma questa cosa mi fa male, eh. Che sta insieme al figlio. Sì, guarda lì che tutti e due imbarazzati. Cazzo, io adesso come ci parlo con mio figlio? Letteralmente l'ho creato, non l'ho mai visto, non ci ho mai parlato. L'unica cosa che ho fatto è strappargli un braccio. Che cazzo faccio adesso? Non so come interagire. Lo guardi, ma che cazzo stai a fare tu col braccio, mo? Scusate, ma il menù è diventato pieno zeppo dei chicche o sono io? Giustamente Lady non sa come uscire perché è nuda. Ma guarda che bello! Cioè, ci sono veramente tutti loro dentro al van. Ma che figata, cavolo! Bellissimo. Vedi, queste sono cure per i dettagli, vieni a invogliarti anche.